Sono davvero tanti i tipi che cantano ad alta voce ascoltando il Walkman senza neanche accorgersene. Già, sembrano degli stupidi. Mi chiamo Kintaro Oe, ho 25 anni e sono un libero professionista a tutto fare. Ora sto andando al lavoro. Oggi è il primo giorno del mio nuovo impiego. Chissà come sarà, sono proprio allegro. Che male! Cavolo, forse avrei fatto meglio a non ascoltare il Walkman. Che puzza! Tutto a posto? Boing, 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 boing. Non sei ferito, vero? Che schianto! No, no, no! Sto benissimo! Oh, accidenti, ho rovesciato tutto quanto! Devo rimettere a posto, faccio in un attimo, ecco! Per fortuna! Per fortuna? Ah, sì, per fortuna! Tieni, usali per le spese di lavanderia. E per riparare la bicicletta. Cosa? Ma questa mazzetta, è un milione di yen! Bene, ora devo andare, addio. Aspetti, non posso accettare! È una cifra esagerata! Non toccarmi con quelle mani lerce. Così. Sì. Ehi, piccino, d'ora in poi cerca di andare sui marciapiedi. Sì. Ho imparato qualcosa. Il pedale è tutto storto, ragazzo. Tienilo fermo, per favore. Certo.
Bene, ecco, è a posto. Ah, la ringrazio. Allora, quanto le devo? Ma nulla, non c'era niente di rotto. L'ho solamente raddrizzato un pochino. Sì, però... Vorrà dire che quando avrai dei bambini verrai qui a comprare le biciclette. Grazie mille. Attenzione! Ehi, nonno, ce li hai i soldi? Per favore, non potreste aspettare ancora un po'? No. Che vigliacchi. Vi prego, adesso non li ho. Con chi credi di avere a che fare, nonnetto? Ehi, cerca di non esagerare. Allora, hai capito, nonno? Chiudi la bocca. Allora, senti, vecchio, noi siamo degli uomini d'affari, è chiaro? Anche i santi perdono la pazienza, però noi siamo più misericordiosi di qualsiasi santo. Gli Yakuza sanno usare i proverbi. Ho imparato qualcosa. Mi scusi? Io mi chiamo Oe, sono quel ragazzo che ha telefonato ieri. Ah, sei il nuovo assunto. Vieni pure avanti. Certo! Come puoi vedere, la nostra azienda si occupa dello sviluppo di software commerciale. Le farò subito avere un nostro programma dimostrativo. Oh, che adorabile venticello! Quindi è un nuovo cliente, potresti registrarlo nell'archivio. Profumo di primavera. Ragazzi, questo sì che è un bel posto di lavoro. Presidente, questo è Oe, il nuovo assunto. Salve, sono Oe, il nuovo assunto. Boing, 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 boing. Ah, quella tremenda ragazza di oggi è il capo! Grazie ancora per stamattina. Settore pulizie. Bene, comincia pure dai gabinetti. Ah, possibile che lei mi odi così tanto? E pensare che ho studiato il computer con tanto impegno. Però quella donna è troppo affascinante. Potrei innamorarmene subito. Ha stile da vendere, un buon profumo, è intelligente, attiva e decisa, è molto ricca e guida la Ferrari come un pilota di Formula 1. Ah, vorrei stare sempre al suo fianco, che sogno. Allora chiamami regina. Ah, sì, mia regina, giuro che ti sarò fedele per tutta la vita. La mia amata regina si siede qui. E il suo meraviglioso sedere. No, io non devo pensarci, no. Però... il mio corpo si muove da solo. La piaciaturata della regina. Che bello. Di un po', sei un pervertito? No! Mi perdoni, mia regina! Mia regina? Che cosa significa? Non capisco. Oh no! Allora mi odia sul serio! Mi licenzierà! Mi dispiace, ragazzo. La nostra è una ditta seria. Cosa? Che mondo crudele! Ero così felice! Ero così contento di concedere questo lavoro! Ho studiato computer fino all'alba e appena assunta casa mi tocca pulire i gabinetti! Un trattamento così meschino che stavo pulendo il water con le mie lacrime! Io amo i computer! Io adoro i computer! RAM, CD-ROM, CPU! Un mondo complicato ma anche semplice, composto da circuiti integrati! Voglio lavorare! Voglio programmare! Se proprio vuole giudicarmi, mi dia almeno una possibilità! D'accordo, come vuoi. Vai! Bene,
Ora potrò mostrarle tutto quello che ho imparato studiando fino all'alba. Siccome non ho il computer, mi sono fatto una tastiera di carta. Dopo tanta fatica, è arrivato il mio momento. Cosa ti succede? Su, muoviti! Coraggio, è tutto pronto. State a vedere. E questo cos'è? Scusate, questo programma non è in Basic, vero? Non sai proprio niente di computer. Qui siamo tutti professionisti. Certe cose da principianti come il Basic le usano solo gli alunni delle elementari. Allora voi cosa usate? Usiamo il C e l'Assembler, oppure lo Smalltalk. C. 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 Certo. Dunque, se A equivale al bacio e B equivale al petting, C. C sarebbe... La pasta credit! Insegnatemelo! Voglio imparare tutto sul C. Insegnatemelo! Licenziato! Non vogliamo un tipo ignorante e maleducato come te nella nostra ditta. Qui non c'è posto per te, vattene. Cosa? Che sguardo gelido. Hai sentito? Ti ho detto di andartene. I ragazzi di oggi a parole sono tutti bravi, ma in quanto a fatti o senso di responsabilità, zero assoluto. Aspetti un momento, presidente! Oggi non valgo nulla, ma domani potrei diventare un grande sole nascente. Un grande sole nascente? Che cosa vuol dire? Posso farcela con tutte le mie forze, con tutta la volontà, con tutto il cuore. A me non interessa lo stipendio. Voglio solo una possibilità. Si ricordi che anche i santi perdono la pazienza. Non per infierire, ma stai sbagliando proverbio. Fa un po' come ti pare, però attento. Non disturbare il lavoro degli altri, intesi? La ringrazio, presidente. Ora mi spiegheresti cosa significa C, per favore? Beh, dunque, il C è un particolare linguaggio informatico che rispetto al Basic e al Fortran è più vicino al linguaggio macchina. Ah, ma allora il sesso non c'entra niente. Cosa? Da bene, ho imparato qualcosa! Ecco qui. Cosa fai nella pausa? Andiamo a fare una passeggiata, che ne dici? Questo posto di lavoro ha il profumo della primavera. Potrei stare qui ad ascoltare per ore. Oh, ti diverti osservare? Scusami, ti do fastidio. Figurati, fai pure. Ecco i caffè. Ah, grazie. Scusate se mi permetto, ma potrei sapere di cosa parlate? Oh, niente. Stavo dicendo che ci vorrebbe un nuovo concetto di informatica. Ah, che buono. Ad esempio, un'interfaccia che riesca a rendere un sistema complicato facile da usare e da capire anche dai bambini. Potremmo ispirarci ai settori sperimentali. Mm-hmm. Capisco. Ho imparato qualcosa. Please don't worry. Our company has never broken a delivery date. Il presidente parla benissimo l'inglese. Certo, il cliente del software che stiamo sviluppando è americano. Vedi, una ditta famosissima, e cioè una venture company come la nostra, deve mirare al mercato americano per avere grossi profitti. Perché il Giappone non va bene? La richiesta è maggiore. Con un ugual tasso di profitto conviene sempre scegliere il mercato più grande. I will contact again next week. Goodbye. Come va il lavoro? Oh, molto bene, grazie. Mi hai combinati di guai, diciamo, però. Diciamo che è la mia specialità. Ti stai dando da fare? Presidente! Di un po', non hai paura? No, ho già lavorato, come ha detto, alle pulizie delle finestre. Ah, sì? Comunque fa attenzione, d'accordo? Boing, boing, boing. Sì. D'accordo. Come si sta bene qui? Come si sta bene qui? Forza, diamoci da fare! Imparo, la 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 la, imparo, perché la vita mi insegna. Oh,
Ma questo è un reggiseno. La vita a volte è incomprensibile. Ho imparato qualcosa. Davvero, non ci credo. Lo sai che ieri ho scoperto un ristorante buonissimo? Ah sì? E dov'è? Vicino al porto. Fa che non mi trovino. Però ho imparato qualcosa. Ah, bene, ce l'ho fatta. Si torna a casa. Sì. Guarda, questo è ancora acceso. Dunque, vediamo. Non lo trovo. Non c'è il pulsante. Ah, ci sono, basta staccare la spina. Ah, ecco fatto. Quando non si usano, tutte le macchine vanno spente. Nessuno pensa mai ai costi dell'azienda, oh Kintaro, tu sei proprio fatto per lavorare con noi! No! Presidente, ma cosa fanno? No, si calmi, non faccia così, le si vedono i capezzoli. Sì, se lo vuole davvero, posso? Beh, allora... Ah! Questo è l'urlo di una donna in pericolo! Presidente, cosa è successo? Ma chi ha tolto la spina al server? Ah, come sono felice, l'hai spenta tu, grazie! Io! Sono stato io! Sai che cosa hai fatto, brutto disgraziato? Hai cancellato tutto il programma al quale stavamo lavorando da ben 3 mesi! E proprio domani scade la data di consegna! Che cosa faremo adesso, Mi scusi, presidente, ma voi non avete preso appunti? Guardi, io annoto qui tutte le cose più importanti e voi? Basta non togliere la corrente al server e i dati non si cancellano! Idiota! Che cosa ha fatto? Hai causato dei gravi danni alla nostra azienda. No, questo non doveva farlo. L'agenda è tutto per me. È una cosa più importante della mia stessa vita. Non c'è cifra che possa ripagarla. No! Adesso vattene. Sparisci dalla mia vista. Speravo che tu valessi davvero qualcosa. Mi sbagliavo, sei il più meschino degli uomini. Le chiedo scusa, presidente, ma la prego non mi abbandoni. Mi dia un'altra possibilità. Voglio rimediare all'errore che ho commesso prima di andarmene. Queste sono parole inutili. Tu non sei un vero uomo. Farò quello che vuole. Se mi chiede di leccarle le scarpe, lo farò. Se vuole che le pulisca il sedere, lo farò volentieri. Non dovresti avere problemi di soldi. Soltanto pochi giorni fa ti ho regalato 1.000.000 di yen. È vero. Però li ho già spesi tutti quanti. Sei un lurido topo di fogna. Perdono, mia regina! Perdono!
Non ce la faccio più, non faremo mai in tempo. Per sviluppare quel programma avevamo impiegato più di 3 mesi. Questo sarà il primo grande fallimento da quando è nata la nostra ditta. Presidente! Presidente! Non urlare, per favore, mi sta scoppiando la testa. Venite tutti a vedere, presto! Ma che succede? Cosa c'è? Guardi qui, sul monitor. Che c'è? Non è possibile. Che ci fa qui dentro? È il programma che Kintaro aveva cancellato. Ah, questo significa che qualcuna di voi l'aveva salvato! Veramente, questo è un dischetto che mi ha consegnato Kintaro poche ore fa. Che cosa hai detto? Adesso capisco. Oh, siamo state tutte prese in giro da quello stupido ragazzino! Kintaro aveva salvato il file sul dischetto, ha tolto apposta la corrente e ora si starà divertendo come un matto vedendoci impazzire per il programma scomparso. Ecco perché era sempre disposto a scusarsi. La sua in realtà era una recita architettata contro di noi. Non gliela perdono. Dov'è finito? Dov'è? Dov'è? Prima l'ho visto giù all'entrata che faceva le pulizie. Io l'ammazzo. No, aspetti un attimo, presidente. Questo non è il nostro software, ne sono sicura. Ma che stai dicendo? Soddisfa tutte le richieste del nostro cliente americano. Eppure... Fammi vedere. Sì, hai ragione. È un altro programma. Inoltre, è decisamente più facile da utilizzare. Non capisco. Chi ha trovato queste soluzioni? È così intuitivo, anche nella grafica. Potrebbe usarlo anche un principiante senza consultare il manuale. Mm-hmm. Guardate quell'icona, è meravigliosa! E quando si cancellano i file, cresce una piantina di fiori. Ah, e c'è anche un folletto che aiuta a impostare i dati. Che carino! Che programma magnifico. Chi l'ha fatto? Io credo che sia stato proprio lui. Non può essere stato Kintaro. Non ci credo. Ah! Ma allora le sue non erano soltanto frottole. Incredibile. Ha fatto tutto in una sola settimana. In effetti, ripensandoci, se gli spiegavi qualcosa, Kintaro capiva subito. Kintaro Oe ci ha fatto credere di essere uno stupido perditempo, uno che sparisce nei momenti di bisogno. Eppure ci ha dimostrato di essere molto più intelligente, responsabile e paziente di noi. No, non scherziamo. Questa storia è troppo assurda per essere vera. Ci sto cascando un'altra volta. Hai detto di averlo visto prima giù all'entrata, giusto? Vado subito a controllare. Non c'è. Scusate tanto, signorina. Cosa c'è? Possiamo aiutarla? Volevamo sapere se per caso lavora in questa ditta un ragazzo molto, molto carino che ha sempre il berretto in testa e che gira con la mountain bike. Oh, ma certamente, si tratta di Kintaro. Ah, sì? Giorni fa ci trovavamo nei guai e quel ragazzo ci ha prestato 1.000.000 di yen. Non ci ha lasciato né nome né indirizzo, però l'abbiamo visto entrare qui. Siamo venuti apposta per ringraziarlo. La sua generosità ci ha salvato la vita, capite? Kintaro ha regalato 1.000.000 di yen a 2 anziani che neppure conosceva. E presidente... Oh, eh? Presidente, dove sta andando? Vi prego, scusatemi. Ma per che cosa? Presidente! Kintaro, tu in realtà... tu sei... Devo far presto. Kintaro Oe, 25 anni. Ha abbandonato gli studi alla facoltà di legge dell'Università di Tokyo, ma solo perché aveva già imparato tutto quello che l'università poteva insegnargli.
Ora passa da un lavoro all'altro per imparare dalla vita. Anche oggi, con Mezzaluna, la sua amata mountain bike, se ne va senza meta verso il domani. Forse un giorno sarà proprio lui a salvare il Giappone. O perché no, il mondo intero.